grazie di essere presente, qui c'è il Festo dell'Aquila e abbiamo visto che si può migliorare anche aumentando quelle che sono le squadre mediche, sanitarie con, a contatto, quindi itineranti, e la difesa ne invierà da lunedì altre tre proprio per incrementare questa attività. E inoltre, sulla base della direttiva che ho firmato l'altro giorno, che è un po' legata alle isole minori, ma non solo, perché è legata a tutti quei nostri concittadini che vivono in situazioni disagiate dal punto di vista geografico, orografico, e quindi anche nei paesini, volevo dire nostri, perché io sono lucano dell'Appennino o delle Alpi, ma qui siamo in mezzo a queste montagne bellissime, maestose, della Cocora Abruzzese, vicinissimi al Gran Sasso, terra di Alpini peraltro, e quindi perché no andare in queste cittadine più piccole e fare attività di massa. Ecco, come quindi questo direi che è un buon senso di fare le cose. Come funzioneranno queste squadre di rinforzo? Cioè, gireranno per i paesi, effettueranno vaccinazioni? Ritengo di sì, poi la programmazione la lascio fare chiaramente alla regione e all'assessore Verica, ha le idee molto chiare, per cui ritengo che si debba fare in questo modo. Ecco, se posso lanciare un appello, anche approfittando dei mezzi di comunicazione qui presenti, di voi dell'informazione, i vaccini vanno utilizzati tutti, di tutti i tipi, con le raccomandazioni, con quello che è già scritto dalla scienza. Dobbiamo avere fiducia nella scienza, considerate che in Gran Bretagna hanno utilizzato oggi oltre 22 milioni di vaccini ad adenovirus, la usano molto AstraZeneca, gli effetti collaterali sono infinitesimi rispetto agli effetti che un ultra 65enne può avere prendendo il virus, che può portare fino all'effetto più negativo, sicuramente ospedalizzazione e terapia intensiva. Con la direttiva fatta dal 9 aprile per i più anziani, il cosiddetto valottante fragili, abbiamo visto un calo repentino, un aumento da una parte della percentuale di somministrazione e vaccinazione, e dall'altra un calo repentino su queste classi di ospedalizzazione, terapia intensiva e decessi, che sono sempre troppi, però dobbiamo dire che questi sono i fatti, cioè più ci vacciniamo, e più riusciamo ad uscire da questa emergenza. Uscire dall'emergenza vuol dire dopo che mettiamo al sicuro le persone anziane, vacciniamo le classi più produttive dell'industria, della grande distribuzione, del turismo, dello spettacolo, e facciamo ripartire il nostro paese andando ad intercettare la ripresa economica che oggi è mondiale. Generale, per quanto riguarda i giovani, la fascia di popolazione... Allora, arriveranno più vaccini, me lo auguro. Devo dire, maggio è un mese di transizione. Sono sicuro che a giugno avremo molti più vaccini. I giovani in questo momento devono aspettare. Quando avremo più vaccini, riusciremo ad aprire alle aziende, apriremo in contemporanea, seguendo quelle che sono le indicazioni scientifiche. Vi ringrazio, lascio la parola all'ingegnere. Buongiorno, allora, per me, come sapete, venire in Abruzzo è sempre un momento di grande emozione, soprattutto la città dell'Aquila che mi ha visto crescere professionalmente e umanamente. Non entro nel tema dei vaccini che è stato trattato dal commissario, dal generale, però due cose le voglio dire. Il primo è che noi andiamo sui territori per portare poi a livello nazionale le esperienze, le necessità, le richieste, le pratiche migliori e le criticità che il territorio ci fa vedere. E a valle di queste riunioni, incontri, noi poi facciamo delle riflessioni importanti che cerchiamo di riportare a livello nazionale. È sempre troppo facile generalizzare quando non ci si confronta con il problema. Noi abbiamo un problema che per la prima volta al mondo ci è capitato, lo stiamo affrontando con le criticità che tutti voi conoscete, con le incertezze anche della scienza che alcune volte pone dei paletti, e noi tutti quanti insieme siamo tenuti a uscire fuori da questa emergenza. Oggi abbiamo la luce, che sono i vaccini.